Regione Lombardia non perde tempo e neanche 24 ore dopo il via libera dall'Agenzia del Farmaco Europea alla somministrazione della quarta dose del vaccino anti-Covid alle persone con più di 60 anni o ad elevata fragilità dà inizio alla campagna del secondo richiamo booster. Già nella giornata di martedì 12 luglio, infatti, gli over 60 lombardi che si sono presentati agli hub vaccinali della regione anche senza prenotazione hanno potuto effettuare la quarta puntata. Mentre da domani sul portale di Regione Lombardia dedicato alle vaccinazioni apriranno le prenotazioni proprio per chi ha più di 60 anni. Ieri è arrivata la disposizione da parte del Ministero, noi ci stiamo adeguando, nel senso che già da oggi potranno spontaneamente andare nei centri hub le persone volontariamente a farsi vaccinare. Da domani dovrebbero iniziare, ritornerà ad essere attivo il centro di prenotazione, il centro delle poste, il portale di poste, per cui si ricomincerà a rispettare quello che è stato fatto in tutti i mesi legati alla vaccinazione. Dopo le parole di Fontana, anche una circolare della vicepresidente e assessora al welfare Letizia Moratti ha spiegato le nuove linee guida relative alla quarta dose per gli over 60, evidenziando come per questa seconda dose booster la raccomandazione sia quella di procedere alla somministrazione a distanza di 120 giorni dalla prima dose booster, anche nel caso di infezione accertata dopo l'ultima dose. Le nuove disposizioni saranno così immediatamente attuate nei centri vaccinali del territorio, anche prevedendo l'estensione degli orari di apertura delle linee in considerazione del possibile aumento della richiesta, e nelle RSA e RSD si procederà alla vaccinazione con la quarta dose a quegli anziani che ancora non avevano ricevuto la puntura poiché ammalatisi di Covid dopo il primo richiamo. L'estensione della possibilità di somministrare la quarta dose agli over 60, ha commentato Letizia Moratti, è di grande importanza per fronteggiare il rialzo dei contagi in atto, soprattutto per ridurre sensibilmente il rischio di contrarre il Covid in forma grave e quindi i ricoveri in ospedale o addirittura in terapia intensiva. Resta valida comunque la raccomandazione alla prudenza, evitando assembramenti, uso della mascherina, lavaggio frequente delle mani, conclude l'assessore.